Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Mario e Sonic, i giochi olimpici appunto di Rio 2016. E in questo quarto episodio di questa serie andremo avanti con la modalità storia verso Rio. Continua ovviamente, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati l'altra volta, nel secondo episodio. Come sapete già, ve lo ricordo, che facciamo un episodio con gli sport e uno con la storia. Ora, dov'è che dovevamo andare? No, qui ho sbagliato, ho cliccato X, ma non so che cosa... Ah, ok, mi ha aperto l'abito. Volevo vedere se magari si riapriva l'obiettivo, anche per caso. Che cosa? Dove devo andare? Palestra di Sonic giorno 1. Ah, ok, semplicemente qui. È fatta, superata brillantemente la fase preliminare. Ora concentrati sull'allenamento per la finale e l'oro. Faremo il tifo per te. Oh, non hai visto Sonic da queste parti, vero? È andato via da un po' e non è ancora tornato. Ha scelto il momento meno adatto per sparire. Lo sa che sono in corso i giochi olimpici, no? Lo saprà, vero? Ma noi dobbiamo andare qua? La finale sta per cominciare. Hai scelto l'abito e tutto il resto? In realtà no. La finale dei 100 metri. Io sceglierei bene anche l'abito, tanto per sicurezza. Abito. No, l'abito è l'unico quello. Questo è l'unico. Equipaggiamento invece non abbiamo. Ah, aspetta, di qua. Tipo per la corsa non è che c'è qualcosa. No, non c'è assolutamente niente. Perfetto. Mentre abilità speciale. Ah, è quello di Sonic. Va bene, anche se forse potremmo anche andare a comprare qualcosina da Yoshi, tanto per provare. Vediamo un po', e proverei anche ad andarci, tanto per vedere se magari ci dà qualche... Perché? Dobbiamo fare il giro dall'altra parte, perfetto. Siamo su marciapiede, perché sennò... Aspetta, aspetta, questo chi è? Ah, ok, mi sembrava Sonic, invece è il fan. Ok. Yoshi dov'era? Qua? Sì, eccolo qua. Yoshi, Yoshi, do abiti in cambio di frutta, ok. Oh, attenzione perché... No, noi quante? Ne abbiamo solo 32, quindi... Non possiamo prendere chissà cosa, Anzi, a dire la verità non possiamo prendere assolutamente niente, solo questa, che però non serve, cioè non aumenta quasi niente, quindi lascerei perdere, visto che non possiamo fare molto. Invece per queste cose qua, ok, queste sì che le possiamo prendere. Tipo, non saprei, abbiamo da fare la corsa, però guardate qua quante robe, stupendi. Ok, mentre qua abbiamo, ok, wow, e basta. Ok, direi di lasciar perdere per il momento. Andiamo a fare questa finale. Tanto non credo che avremo problemi. Non credo, ma soprattutto spero. Questo è il fatto. Io spero, non è che credo. Vediamo un po' di tornare lì per andare allo stadio. Dove era il tizio là? Eccolo qua. Ok, sì, dai, iniziamo. Andiamo allo stadio. Ora sotto con la finale. Farò il tifo per te. Attenzione, il Cubot fa il tifo per noi. Finale, ma di già la finale? Cioè, è tutto qua? Sono impaziente di affrontarti, ok, contro Yoshi. Grandissimi così. Intanto stavo provando a sistemare la telecamera, ma... Come avrete notato, ma... vedrò meglio la prossima volta. In ogni caso, comandi. Sì, vabbè, l'abbiamo già fatto, se non sbaglio, questo. Dobbiamo solo schiacciare A. Quindi non dovrebbe essere tanto difficile. Intanto ci sono altri due Mi, oltre a Yoshi. Carichiamo con B. E via, subito, attenzione, siamo partiti molto bene. Dai, schiaccia più forte, schiaccia, schiaccia, schiaccia. Dai che siamo primi. Dai che li stiamo seccando proprio bene. Guardate Yoshi come ha recuperato gli altri due Mi, che era partito proprio peggio di tutti. Attenzione. Facciamo lo scatto finale. Via così, grandissimi.
E abbiamo vinto anche la finale, perfetto, in 20 secondi, così tanto, credevo di averci messo molto di meno, però guardate il record è in 9 secondi, anche se, vabbè, noi non abbiamo, cioè abbiamo equipaggiamenti che fanno schifo, quindi mi sembra anche giusto aver fatto, averci messo così tanto. Perfetto, abbiamo vinto la medaglia d'oro, siamo arrivati primi, ok. Perfetto, andiamo avanti, vediamo che altro c'è, perché non credo che finisce qui sta modalità storia, dai. Deve esserci per forza qualcos'altro. Quindi, ok. Ehi tu, con la medaglia d'oro, prestazione magnifica. Corri così anche domani e vedrai che la tua collezione di medaglie crescerà. Perché, ci sarà un'altra gara? Ho fatto del mio meglio e dato tutto me stesso, ma ho perso. No, mi spiace Yoshi. Yoshi, ciò vuol dire che il tuo impegno è stato addirittura maggiore del mio. Addirittura. In ogni caso, la prossima volta che gareggiamo sarò io a vincere. Yoshi, ti sfido subito se vuoi. A quanto pare il signor Sonic non torna oggi. Credo di no. Io volevo parlargli di una discussione avuta con uno dei membri della palestra di Mario. Non c'è mai quando ne hai bisogno. Il nostro Sonic. Ed ecco lì lo stadio. Intanto storia di Sonic. Giorno 1 completato. Ok. Vediamo che altro c'è. Ehi, l'evento di oggi è il singolo di tennis tavolo. Ok, si svolgerà al Rio Centro, nel quartiere Barra. Il primo passo è quello di arrivare in finale, perciò corri ad allenarti. Attenzione Luigi e Toad! Sei tu che hai battuto Yoshi in finale ieri, vero? Non ci siamo ancora presentati, io sono Toad e questo è Luigi. Siamo della palestra di Mario. Tranquilli che vi conosciamo già. Se raggiungi la finale affronterai lui? Sono impaziente di vedere una bella partita. Attenzione, sfida a ping pong con Mario. Giorno 2 Barra, perché Barra? Dove dobbiamo andare noi di preciso? Di qua forse? Io seguo questa strada fatta in questo modo, magari. Ma infatti mi sa che proprio di aver sbagliato. Dove devo andare di preciso? Ah no, forse c'è il tizio di là, ok. Dobbiamo andare di qua, credo, Ok. Ah sì, questo è quello coccodrillo là. Che c'è in ping pong, ok. Dobbiamo andare da questo, se non sbaglio. La semifinale sta per cominciare. Hai scelto l'abito e tutto il resto? Sì, sì. Possiamo entrare. Andiamo a giocare a tennis tavolo? Perché giochiamo contro di lui? Ma va. In bocca al lupo per la semifinale. Perché ha detto in quel modo? Vabbè, dettagli. Giorno 2, tennis tavolo, semifinale. La semifinale sta per iniziare. Ricordati che se perdi il tuo torneo è finito. Fai un respiro profondo, mantieni la concentrazione e andrai benissimo. In bocca al lupo. Luigi, non vedo l'ora di affrontarti in finale. Ma mica contro Mario? Boh. Non perdere proprio adesso, sarebbe una delusione per lui. Ok, usa i pulsanti per giocare. Vabbè, sappiamo come funziona il ping pong. Ok, alla fine bisogna schiacciare A e B. Al tiro dritto e B, backspin. Vai adesso, ok, abbiamo iniziato forse bene. Ok, 5 punti, quindi stiamo iniziando, abbiamo iniziato a dire un po' male, Mamma mia, che rischio. Attenzione, grandissimi così, 1-1. E poi il ping pong, se non sbaglio, è lo sport che dobbiamo fare nel prossimo episodio. Ok, dai che forse ce la facciamo. Dai così. No. E grandissimi, 2-1, abbiamo già ribaltato il risultato. Perfetto così. Tanto lì si sta caricando il tiro super potente. Dai così. Ok, ho imparato subito. Sembra abbastanza semplice. Bisogna spostarsi in questo modo. E con il pad oppure con le frecce. Credevo di non averla presa questa. E poi schiacciare A e B per, ecco, per colpire la palla. Non così come ho fatto ora però, Dai che ce la possiamo fare. Continuiamo così. Ok, dai, colpo forte.
E grandissimi, 4-2, l'ultimo punto. Game point. Dai, così che ce la possiamo fare. Guardate lì Todd a fare l'arbitro. Ok, non l'ha presa, grandi. Abbiamo vinto. Ora mi sa che c'è da fare il secondo round, diciamo. Chiamiamolo round. E infatti, secondo game. Game non l'avevo mai sentito che... Cioè, chiamare... secondo game. Vabbè. Oh mamma, leggero anticipo. Però attenzione, perché con il leggero anticipo abbiamo vinto. Tanto guardate che faccia che sta facendo quello l'avversario. Attenzione. No, non ha fatto il colpo più potente. Maledizione. No, ha fatto... Ecco. Ah, c'è il replay. 1-1. Perfetto, per, cioè tra virgolette. No, ancora la potenza. Maledizione, c'è ancora il tiro più potente. Ok, mi sa che l'ha finito, meno male. E infatti, mamma mia, leggero di ritardo. E non l'ha presa. Ma è giusto così, grandissimi. 2-2. Ok, come l'ha presa? Oh mamma, adesso provo a schiacciare B. Mamma mia, non l'ha presa, la stava per non prendere. 3-2, attenzione, ribalta il risultato di nuovo per la terza volta in questa partita. Direi anche che è arrivato il momento di usare la super potenza. Mamma mia, guardatelo qua. 4-2, ultimo punto e lo realizziamo forse... Sì, ce l'abbiamo ancora la super potenza, grandissimi. E ora, vai! No! L'ha presa, maledizione. Maledetto, ok. Seccato, 2 volte 5-2 abbiamo vinto. Entrambe le partite le abbiamo vinte 5-2. Perfetto. 2-0, non credo che ci fa fare anche il terzo. No, ok, meno male. Ma noi in verità non ne abbiamo battuti due. Perché qua ci dà questo tabellone del torneo? Noi CPU2 non l'abbiamo battuto. Perché? Poi questa è la semifinale. Boh, vabbè. Dettagli anche questi. Abbiamo vinto, grandissimi. Qui il solito consiglio di ogni gioco che ci dà dopo le partite, anche a qualsiasi evento. Adesso vediamo che altro succede. Immagino che andremo in finale contro Mario o Luigi. Vediamo un po'. Eccezionale, un modo fantastico di arrivare in finale. 5-2, 5-2. Eh sì, una partita eccezionale. Sono ancora più impaziente di vedere la finale ora. Sarà una partita sofferta, Luigi. Assicuriamoci che tu sia preparato al meglio. Ah, quindi è contro Luigi. Ok, giorno 2 ancora. Ok, però io direi di fermarci anche qui, magari, eh. Non saprei. No, dai, facciamo la finale contro Luigi. Tutto pronto per la finale del tennis tavolo? Quando ti va possiamo entrare. Ma sì, dai, facciamocela adesso la finale. Ora sotto con la finale, farò il tifo per te. Non possiamo non farla alla finale. Finalmente la finale. Sarà una partita mozzafiato. Fai del tuo meglio. Ok, adesso sappiamo già come funziona, quindi non serve stare a leggere le istruzioni. Ok, dai, attenzione con Luigi. Ma io non ho capito prima di che parlava quando mi ha detto della finale con Mario. Boh. Attenzione, il nostro Luigi. Ok, sembra abbastanza forte. Cioè, bravo. Mamma mia, rischio. Grandissimi, 1-0, perfetto. Ok, vai così. Mamma mia, anche qui leggero ritardo. E attenzione, 2-0. Dai che facciamo 5-0 con Luigi. Anche se mi sembra una cosa abbastanza difficile, se non impossibile. Quindi non ci spererei molto, eh. Vai col tiro potente. 3-0. Dai che forse è una cosa anche abbastanza fattibile. Spero. Anche se siamo contro Luigi che ha attivato la potenza. E non l'ha presa, incredibile. Quindi forse non lo fa. No, invece sì, lo fa. Sicuramente. Mamma mia, l'abbiamo bloccata. Non ci posso credere. 5-0 contro Luigi. Mamma mia. L'abbiamo bloccato il tiro potente. Non credevo che ce l'avrei mai fatta. Ma questi sono dettagli. Ce l'abbiamo fatta. Questo non è un dettaglio invece. Allora vai. Leggero ritardo. Ma l'importante è beccarla. Anche perché sto notando che facendo leggero ritardo l'avversario spesso
diciamo, non riesce a prenderla. Anche dalla partita di prima, 2-0. Dai che facciamo un doppio 5-0. Ce la possiamo fare. Vai. Vai così, attenzione a questi tiri. Vai così, continuiamo in questo modo che stiamo andando bene. Non credevo di che l'avrei mai detto. No, mamma mia, leggero anticipo. Credevo che l'avrebbe mancata. Vedete, leggero anticipo, leggero ritardo funzionano. Vai così. Perfetto, vai col tiro potente. E Luigi non la prende, 4-0. No, guardate, se adesso mi fa il 4-1 mi arrabbio in un modo. Dobbiamo fare il doppio 5-0. Vai. Tiro potente. Ma no, non ci posso credere. Meno male. Meno male, maledizione. Aveva attivato il, diciamo, il tiro super potente. Meno male, ci è andata strabene. Perfetto, meno male, mamma mia. Se no ci faceva il punto sicuramente. Anche perché non credo che sarei riuscito a bloccare un tiro potente per la seconda volta. Aspetta, aspetta, c'è Mario o sbaglio come secondo? Fatemi vedere tutto il podio. Maledetti, fatemelo vedere. Mi sembrava di aver visto Mario secondo nel podio. Credevo, non so se ho visto bene. Vediamo adesso cosa succede. Ovviamente si esce dallo stadio. Vediamo cosa dice Luigi. Hai vinto 2 medaglie d'oro, vittorie consecutive. Sono davvero colpita. Ci sei andato vicino, Luigi. Se non fosse stato per quell'unico errore avresti vinto tu. Unico errore, sì. 10-0 in totale. A prescindere, è stata una partita entusiasmante. Ancora ai brividi. Molto entusiasmante. Molto combattuta, secondo me anche. Sì. Dov'è Sonic? Potrebbe almeno fare un salto per i festeggiamenti. Non sapere niente mi fa impazzire. Il Sony. Sonic, ho sbagliato. Sony. Ok, giorno 2 completato. Allora direi di fermarci qui anche per questo video. Salviamo appena possibile. Almeno facciamo tipo uno o due giorni alla volta. Silver, sai che giorno è oggi? È il giorno del tiro con l'arco. L'evento si svolge al Sambodromo. Allenati bene e intensamente, così continuerai a vincere medaglie d'oro. Ok. Oh mamma, quello è Struzzi. Quello, esatto, quello del Super Mario Bros. 2. Stavo dicendo in Azuma, non so perché. Ciao bellezza, io sono Struzzi, competerò contro di te oggi, sono impaziente di vederti in azione. Ho sentito che te la cavi bene, ma la cosa più importante qui è, riuscirai a battere l'eccezionale Struzzi? Allora, ecco chi dovrai affrontare oggi. Struzzi mostra molta sicurezza, vediamo di capire perché. Controllare i valori di un avversario può fornire indicazioni su come batterlo. Ok, allora salviamo. Giorno 3. Lo faremo nella prossima volta. Solo che io vedo male a fare il tiro con l'arco. Io non credo che farò chissà cosa, perché la medaglia d'oro non la vincerò di sicuro. Ok, in ogni caso direi che per questo video è tutto. Anche perché, ora che ci penso, il tiro con l'arco, se non sbaglio, si fa con, cioè, con il sensore di movimento del 3DS. Spero di no, spero che si può fare anche con le frecce, perché sennò saranno guai registrare. Comunque, direi che per questo video è tutto. Vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale se non avete già fatto, e anche ai miei profili Twitter, più in particolare Facebook, perché è lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale. Se magari ci sono problemi o ritardi con i video, scrivo sempre lì. Trovate i link in descrizione insieme al Nintendo Network. Quindi se magari volete mandarmi una richiesta di amicizia, oppure semplicemente seguirmi sul Miiverse della Wii U, potete farlo proprio con quel Nintendo Network ID che trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!